colleghi, certo, quindi emozionato il mio piccolo. E mi ha fatto piacere ascoltare queste prime parole del nostro sindaco, queste prime tracce, praticamente incomplete, forse perché è incompleta anche la giunta. Mancavano accenni seri, di cultura, poi tutti i servizi sociali, ma capisco che è un po' in gioco, quindi non è oggi il giorno delle tracce, non è oggi delle linee programmate del vero e proprio, quindi avremo tempo per ragionare e discutere serenamente. Appunto, tutto questo conferma però la sua serietà, la sua correttezza, la voglia di far bene, e io sinceramente glielo auguro con sincera simpatia. Ho notato anche con piacere le sue parole spese verso lo sport e sul lavoro fatto. La ringrazio perché quel periodo del lavoro serio a me è costato un bitozzo sulla fronte che ancora mi tocca di essere stato in qualche modo assessore tecnico di quella giunta. Ne parleremo poi con calma. Come parleremo appunto con calma, no, delle linee. Io per parte mia le garantisco correttezze, saremo una minoranza dinamica, cognitiva, con ordini del giorno, mozioni, delibere. Non mancheremo, anzi, il suo invito lo raccoglio completamente. Però mi sento anche di cominciare a fare qualche distinguo e qualche richiesta di precisazione. Ad esempio, maggioranza e minoranza non è un fatto tecnico, non è un fatto che proponiamo tutti e poi vediamo. È un fatto che c'è un consesso, una giunta che governa e che è stata nominata, che è stata eletta per governare, e c'è una parte che non governa. Se ci sono altri modelli, sono stati applicati nel mondo, ma si chiama in un modo diverso. Allora, secondo me, mi fa piacere la battuta massima, mi fa piacere sentire dire che dobbiamo ascoltare tutti, dobbiamo andare in contatto di luoghi con la gente. Personalmente l'ho fatto da quando ho assunto vesti politiche. Però mi sembra anche che questo sia la normale democrazia. Cioè, non vorrei che vendessimo per un qualche cosa di innovativo, straordinario, quello che in realtà deve essere il processo democratico quotidiano. È normale, andare dalla gente è normale, ascoltare la gente è normale. Personalmente l'ho sempre fatto, diretto coinvolgimento dei modi che avremo insieme a stabilire, che stabilirete, è normale. Io lo farò. E mi ascolto quello che diceva Manno, consigliere Manno, scusate, per avere quei luoghi e strutture idonee, come prevede peraltro il regolamento del Consiglio Comunale. Io parto da una vostra indicazione, dove si dice, è il vostro simbolo, non dimenticare, non vergogna. La follia pura della politica locale consiste nel riproporre sempre le stesse identiche proposte spacciando le sue nuove, vere e innovative. A un punto. Poi si dice non più consulenze esterne, famigerate l'articolo 110-90, valorizzazione delle risorse esistenti, eccetera, eccetera, eccetera. Movimento 5 Stelle, cittadini per i giovani non professionisti della politica. Noi siamo da sempre per la tutela dell'ambiente, della trasparenza, ma penso che conosciate bene. Ecco, allora parto da qui per dire che ho un dubbio. È un dubbio che vorrei che abbiamo nei prossimi sedute e nei prossimi mesi. Sarebbe bello che potesse essere un titolo e chiarito con completezza. Non è che si sta cominciando a tradire la fiducia degli elettori prima ancora di iniziare. Esatto, forse. Però il 9 aprile quel comunicato parlava di tagli strutturali, di consulenze, no? Eliminazione di consulenze. In campagna ho sentito dire sempre assessori azione 8 perché così spenderemo di meno. È stato detto che i sindaci e gli assessori dovranno avere uno stipendio formale, poi quantificato a voce magari in un'intervista presa per strada per circa 1700 euro al mese, un giornalista che l'ha riportato sui giornali. Ora dopo 20 giorni vedo consulenti esterni che si muovono con significatività.
vedo che si parla di un assessore, cioè paghiamo vedo noi, che si parla di un no. Presidente del Consiglio, la maggior parte, il 90% di quelle consulenze della regione scadevano il 30 giugno ed erano rinnovate poi di anno in anno, e quindi non è uno. Allora dico, ma non è che ci sbagliamo, la fiducia data da noi parmigiani, non era il dubbio, ma era vincolata alle vostre consulenze e non tanto alle performance. Certo che 20 giorni nessuno chiede performance. Io non le chiederò neanche per i prossimi mesi, però chiedo verità di fondo, chiara, netta, indilazionabile. Si è detto non più gli amici dei politici, ma giunte molto titolate, per quelli che non le chiederanno. I civili, mi creda, sono stati un pasticcio di medio scarsa trasparenza, con spazi a chi ha sostenuto associativamente anche il vostro percorso. E oggi ci troviamo con una giunta, piazza Europa, che è incompleta, quando tutte le giunte d'Italia sono funzionanti. In un momento peraltro difficilissimo, e perché è incompleta? Perché serve completare l'esame del curriculum di chi, di quanti, non sapete solo voi, perché sul sito ce ne sono pubblicati solo alcuni, gli altri non si sanno. Io credo che meritiamo, tutti noi, la città, merita un comportamento migliore. Forse schiantati dalla vittoria, si sente dire in questi giorni anche da voi. Però il sottoscritto, ad esempio, prima, 15 giorni prima dell'elezione, aveva già presentato metà della propria giunta, e fatta non di amici e di amici, ma di persone corrette, competenti e non certo appartenenti a partiti. Ruolo per ruolo, settore per settore, si naviga l'Istat, e lo chiedo, vorrei di no, dovrei essere mentito. Se non c'è un know-how, un minimo di coscienza civica, forse qualcosa bisognava pensare prima. Domine confundimus, io lo penso spesso anche qui, se sono degno di essere parte. Tra l'altro, per questo, parlando della propositività, perché questo dovrebbe ci contraddistinguesse, e prendete queste parole come un appello alla conferma di quello che voi avete detto. Vorrei che fosse così semplice. Con una riduzione del 20% del compenso di sindaco, vice sindaco, assessori e gestori dei consiglieri, con una seduta straordinaria, come ho citato un ordine del giorno, sulla relazione del commissario dottor Ciclosi e eventuali decisioni conseguenti, e un impegno formale del sindaco a completare la giunta nei prossimi 5 giorni lavorativi. Una cosa, la stampa. Riteniamo ancora fuori del comune, pastorale, come Lupio, Becco? Io credo che anche loro sono della democrazia. Benissimo YouTube, benissimo lo streaming, benissimo tutto. Sono d'accordissimo, però non si deve neanche tenere lontana l'informazione. Incontriamola, ci siamo bene le regole, incontriamola semplicemente, spesso, io lo farò spesso, vi chiedo di farlo anche voi senza paura, di confronto, perché loro sono anche loro la cartina di tornasole della democrazia e sono dei lavoratori. Quindi, né rinnovare quest'area, ma anche rispettarci. Quindi, comincio a chiudere, anzi chiudo con la poche parole. Spero che rivediate al presto questa modalità che non mi stanno convincendo, vorrei essere convinto in questo incedere, perché l'incipit non è da voi, non è da quello che ci avete detto. Vorrei ritrovare quei ragazzi limpidi, seri, entusiasti e corretti con cui ho condiviso varie istruzioni di campagna elettorale. Se lo farete, avrete sempre un interlocutore ruvido
sincero, ma anche propositivo, come vi ho detto, attento, mai docile, mettiamo dopo la mia scetticità per applicare il ruolo di vigilanza democratica, che è il sale con cui i cittadini controbilanciano il potere, e voi oggi siete il potere, senza se e senza sforzo, senza se ti applichi, se ti applichi, se stoppiamo anche la voce degli altri. Ma andiamo sulla democrazia, confrontiamoci sul territorio, che voi siete detto, noi rappresentiamo il